Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Pokémon Scudo. Ormai penso l'abbiate capito che fino a che non finisco, qua rimango. Ad ogni modo, oggi dobbiamo andare a cercare dove è finito Dandel. Perché sembra che sia andato alla torre dove appunto c'è il Presidente Rose, la Rose Tower, però non è più tornato. E quindi andiamo a vedere cosa è successo. Intanto arriva anche Mary. Link, la lotta contro di te è stata davvero dura, e ora sono stanca morta. Il team Yara ha deciso che d'ora in poi faremo il tifo per te, Link. Da adesso sarai come uno di famiglia. Insomma, il vero cattivo c'è in Pokémon o no, perché team Yara è una banda di hooligan che fanno il tifo solo per Mary, e adesso anche per me. E qui è Olive. Che bella dimostrazione di amore fraterno. Peccato sia del tutto inutile. Olive, al momento il Presidente Rose è impegnato in una discussione della massima importanza con il campione. Non permetterò a nessuno di disturbarlo. Come ce lo impedirai? Aspetta però, in ogni caso, quindi, nel caso noi potessimo farci strada, le regole sono regole. L'accesso alla Rose Tower è vietato alle persone non autorizzate. E per raggiungerla in monorotaia è necessaria una chiave speciale. Ce l'hai tu la chiave? Nessuno deve permettersi di disturbare il presidente della Rose Tower. Ci siamo capiti? Comunque ho affidato la chiave a un membro dello staff della Lega Pokémon. Dopotutto al presidente Rose piacciono molto questi giochetti. Vediamo se riuscite a capire a chi di loro ho dato la chiave. Tutto sta nel distinguere i normali membri dello staff della Lega da quelli al mio servizio. Per caso quelli al tuo servizio sono con gli occhiali e quelli che non sono al tuo servizio senza? Riuscirete a scovarmi? Vedremo, vedremo. Quindi questo è il massimo che sei riuscita a escogitare. Devo fare due chiacchiere con quelli che hanno scritto la storia. Che facciamo? Già, ci ha messo alle strette, però... Beh... Non ci resta che giocare. Link, il team Yacht ti sosterrà con tutto il fiato che ha nei polmoni. E vai con le pupusela. Perfetto, giochiamo allora. Io mi occupo dell'ingresso dello stadio. Ok. Io vado verso la piazza. Tu che fai, vieni con me? No. Faccio per conto mio, scusami, eh. Sei arrivarci da solo? Va bene, allora ci troviamo lì. Ah, ma devo... Senti! Dimmi, devi venire in piazza con me, per forza. Allora io ci vengo, no? Che mi fai fatto andare la strada da solo. Ma era quello? C'ha gli occhiali neri quello che ha preso la chiave. Bene, è ora di stanare gli scagnozzi di Olive. Voglio dire, i membri cattivi dello staff della Lega Pokémon. Dovrebbe essere facile riconoscerli, visto che portano tutti gli occhiali da sole, no? Era una battuta per caso? No, non può... Ok, tu non sei, bravo. Oh, attenzione. Scusami. È troppo sospetto, ma tieni la faccia fissa al muro. Ho trovato la chiave! Che idiota. Ah, ormai mi sono girato e non posso nemmeno scappare. L'unica qui è una lotta. Antonio, Macrocosmos? What? Come no? Sì, invece, Macrocosmos. Quindi, Presidente Rose è il male. Abbiamo capito. Bene, il male c'è in questo gioco. Non è scampato. Io volevo che Dandel fosse il male. Era bello se il campione, il più forte, era il male. Perché Presidente Rose? Perché deve essere lui il male? Forza, metticela tutta! Il mio tifo per te è super efficace! Mi dà la carica! What? Ma dai! Ma no! Ma che... Ma no! Ma che combinate? Ma perché? Dopo mi dicono che Pokémon cade nel ridicolo. Per forza, guarda che roba! C'era bisogno? Ma c'era davvero bisogno?
Mi hai fatto incrociare il tuo sguardo con l'inganno. Potevi, se sei strabico e porti gli occhiali, dice Sai, non avrete mai la chiave. Mi nasconderò così non mi costringerete a darvela. Magari la fa cascare. Ammazza, è partito come un razzo. Vai a capire dove andate a nascondersi ora. Dunque andava in qua, no? Questi non... Scusatemi, io mo non vorrei dire nulla. Però... Come hai fatto a trovarmi? Ah, stavi semplicemente provando a parlare con gente a caso? Oh, beh, il danno è fatto. Fuori le Pokéball! Cioè, per Pokéball intendi le Pokéball o fuori le... Le Pokéball? Le ball? No. Meno male. Ma no, perché sai, durante una lotta devi tirar fuori gli attributi. Boh, Mawile è tipo acciaio folletto, quindi... Ciao, ciao, proprio, alla grande. Voglio vedere quante altre volte devo lottare contro sto sacramento, che devo fare? E dire che ho pure sostituito i miei Pokémon mentre scappa... Ma cosa? Ma che vai combinando? Ignorantello. Il detto dice, per nascondere un albero, mettilo in una foresta. Quindi pensavo che per nascondere me stesso, mischiarmi alla gente, fosse una buona idea. Te ne va ancora? Ma dai! Ma smettila! Per favore, sei ridicolo! Ti stai rendendo ridicolo! Ma hai la vista di un Bravery o che? Beh, comunque non è ancora giunto il momento di cantare vittoria. Questa volta ti batterò e me la darò a gambe una volta per tutte! Non credo, perché il gioco mi impone di sconfiggerti, quindi finché non ti sconfiggo dobbiamo combattere, ma penso che dopo 6 Pokémon, cioè, insomma, basta. Non riesco a nascondermi, non riesco a lottare. Non mi resta che darmela a gambe. No, caro mio. Circondatelo. Accidenti, sono con le spalle al muro. No. Ma non mollo. Non voglio sorbirmi le pratiche di Olive. Ho già una strategia pronta. La monorotaia. Vediamo se è riuscito ad acchiapparmi lì. Come si chiama? Monorotaia. Voi del Team Yell, chiamate Hope. Bloccheremo quel tizio nella stazione. Tutti con le mani incrociate dietro la schiena. Oi. Link, sei stato grande a mettere quel farabutto alle strette. La tua impresa si merita proprio una canzone. Mo a cant'acqua. Sono un cantante da 4 soldi e infatti si sente. La mia canzone molesta anche i sordi. Canto e canto per fare il tifo, anche se tutti mi dicono che fa schifo. Canto per far felice la gente, solo che tutti mi dicono che è indecente. Oh yeah. Ma questo fa un cantante da 4 soldi. Canta canzoni che molestano i sordi. Ginepro! Woohoo! Ehi, ma quello non è Ginepro? Non sapevo fosse un artista di strada. Pure. Un artista di stazione, vorrei dire. Dai, avviciniamoci. Anche Eileen Hun, se non piace Eileen Hun, è grave. Voglio dire gli Zigzag di Galar. Buonanotte, André. Vedi, gli piace. Lo tsunami. Ginepra, abbiamo la chiave. Prendiamo la monorotaia e fiondiamoci alla Rose Tower. Ma li hanno uccisi, dove sono finiti? Link, Hop, ora non è più, andate! Beh, l'appellativo Rose Tower è davvero azzeccato perché ha le spine tutto intorno. La Rose Tower è... Wow, scommetto che è la più alta del mondo! Guarda, la cima nemmeno si vede! È nascosta tra le nuvole! Allora, che si fa?
Gli altri avranno un bel da fare con quei tizi malefici della Lega Pokémon e credo che ne avranno per un bel po'. Eh già, tu che dici, Link? Andiamo avanti. Grandioso! Dai, andiamo a riprenderci mio fratello! Altrimenti non ci sarà nessuna finale della Coppa Campione per te. Link, hai aperto la strada verso la Rose Tower. Ora non resta che partire alla carica. Comunque, certo che quella tipa, la segretaria di Rose. Come le viene in mente di nascondere la chiave della monorotaia solo per far divertire il presidente? Beh, la segretaria... quello deve fare, deve ascoltare gli ordini. Ed eseguire gli ordini del presidente. Tra l'altro, nemmeno capisco perché Rose sta mettendo i bastoni tra le ruote al campione. Mi piace quando sale la tensione. Mi ricorda la frenesia dei tempi d'oro di Spikeville. All'epoca sì che si pogava. Peccato che non c'è stato il bis. Comunque, che ci fate ancora piantati qui? Su, datevi una mossa. Io intanto vi faccio un tifo da paura da qui. Più è meglio che resti qui a tenere d'occhio mio fratello. Non vorrei che si mettesse nei guai. Comunque, se avete bisogno di aiuto, tornate pure da me. Per farci curare Pokémon? Andiamo, Link! E lui si inchina, ok. Non c'è proprio nulla qui. Ah, certo, ci sono le Pokéball. Vai, in bicicletta! Ricaripila. Pila monoso, se Pokémon che ha questo strumento subisce un attacco tipo elettro, si attacca... Ah. Monouso, però. Elettroseme, va bene, questo è chiaro. Potremmo salire da qui. Tanto non è molto pendente, quindi ce la facciamo a salire, dai. Una caramella rara, ottimo. E pipì su. Pipì calze lunghe. Bene, siamo pronti. Wow, guarda qui, è immensa! Questa Rose Tower è veramente mastodontica! Link, lo sapevi che la Rose Tower è un punto energetico? Pensa, qui dentro è possibile far dynamaxizzare i Pokémon! Comunque, a parte questo, secondo te l'ascensore arriva fino in cima? Se non sbaglio sono ben 100 piani! Ti rendi conto? Che gli fa? Non c'è bisogno che vi preoccupiate dell'ascensore, tanto ve ne andrete subito! A tutto lo staff, allerta intrusi! Ripeto, allerta intrusi! Sbarazzatevi immediatamente di loro! L'avete sentita, Olive, no? Se lo dice lei, bisogna obbedire! E mettiamoci in saccoccia pure una ricompensa! Ti prego, 2 contro 2, anche se sei da solo, ti prego. Durant, perché Durant? Perché? Perché in singolo? Game Freak... Parla, spiegati. Vi immaginate ogni piano un allenatore? Sarebbe una figata assurda. No, la mia ricompensa. E ora come faccio a comprarmi casa? Dobbiamo assolutamente parlare con il presidente. Dici dov'è? Basta prendere l'ascensore. Il presidente si trova all'ultimo piano. Ottimo, manca poco allora. Non ci sfuggi, presidente malefico. Resisti, fratellone, stiamo arrivando. Dai, Link, andiamo! Tu? Ok, nient'altro? Benvenuto alla Rose Tower, lei non sa nulla. Va bene, andiamo, su. Questo è l'ascensore? Quale? Tutto! Mamma mia. L'ascensore continua a salire. Oh, che strano, si è fermato. Eppure non siamo ancora arrivati. Eh no. Suppongo che voi siete degli sfidapalestre. Vi ringraziamo per aver partecipato al torneo, ma non possiamo lasciare che vi intromettate nei nostri affari. La Rose Tower ospita gli uffici di aziende affiliate e noi abbiamo il dovere di proteggerle. Questo ascensore è fiera all'occhiera della Rose Tower. È così spazioso che ci si può anche lottare. È stato progettato dalla Macrocosmos Edilizia, una delle aziende del gruppo. Allora lottiamo e meno chiacchiere più lotta, solo Macrocosmos. Espandi il tuo cosmo, cavaliere. Brucia il tuo cosmo. Dopo questa sconfitta non ci resta altro che farci da parte. Ma vi prego, non immischiatevi negli affari del presidente Rose.
gli ascensori della macrocosmos edilizia sono costruiti solo da una piattaforma mobile. Naturalmente, questo può essere pericoloso e per questo sono circondati da speciali barriere fatte di luce. È una tecnologia all'avanguardia davvero sorprendente. Va bene. Ma fammi capire, lo staff della torre può fermare l'ascensore dall'esterno? Di questo passo ce ne vorrà di tempo prima che arriviamo in cima. Beh, intanto rimetto in sesto le nostre squadre, se lo meritano proprio. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ogni 10 piani una lotta? Ci aspettano 10 lotte? No. La torre è alta ben 300 metri. Ora siamo esattamente a 150 metri dal suolo. Siamo della MC Assicurazioni. Cosa MC? Microphone Controller? Spero che siate assicurati. Questi sono dei rapper questi. In realtà io soffro di vertigini. Purtroppo l'assicurazione non copre danni derivanti dalle sconfitte. E andatevene. Ok, ci sarà sicuramente un'altra sfida perché c'è un'altra porta dell'ascensore. E poi arriveremo in cima. Quindi in realtà non è che saliamo solo 10 piani, ne saliamo di più. Ok, questa è l'ultima. Arriveranno da destra. Beh, ovvio. Siete quasi arrivati in cima, ma non fatevi illusioni. Non vi lasceremo arrivare a presidente. L'altezza non mi spaventa. Lavoro per la Macrocosmos Aerolinee. Il cielo è il mio habitat naturale. Acciaio volante? Corviknight. Il presidente è semplicemente irraggiungibile. Negli edifici come questo, quelli che contano stanno ai piani più alti. Il presidente rosa è come una stella che splende alta nel firmamento. È semplicemente il top of the world. The world! A quanto pare manca davvero poco. Prepariamoci a tutto per tutto! Alla fine, sì, fare più di 10 incontri sarebbe... fare 10 incontri, non più di 10. Perché stavo pensando, no? Che se saliamo di 10 piani, ci sono... ogni volta ci sono 10 incontri per arrivare a centesimo. Invece no. Ed è meglio così, se no era tediosa come pratica. Allora, sono carico, bene. Dunque, siamo arrivati in cima, siamo... ah no, potevo... beh, peccato. Benvenuti nello spazio esclusivo del Presidente Rose, a 300 metri di altezza. Impressionante. Credevo che i membri del mio staff speciale sarebbero bastati a tenervi alla larga. Ah... non avrei dovuto sottovalutare due allenatori sponsorizzati dal campione. Ad ogni modo, la vostra escursione finisce qui. E sapete perché? Perché non vi permetterò di mandare all'aria gli importantissimi piani del presidente Rose. Per prima cosa sistemerò te, Link. Ridurrò te la tua squadra in poltiglia. Conti fuori gioco, il campione sarà troppo deluso per pensare alle lotte. E finalmente starà ad ascoltare il presidente. È posseduta. Parte la sfida di Olive Macrocosmo. Frostlass! Oh, lei è tipo spettro? Mi piacerebbe un sacco che fosse tipo spettro lei. Peccato che sia una grandissima... beh, evitiamo parole poco family friendly. Ok, ok, ok. Palla infuocata proprio per squagliarla. Perché Frostlass è spettro di ghiaccio, quindi si squaglia col fuoco. Oh yeah! Poi livello 50, ragazzi, che allenamento ottimale! Che allenamento ottimale! Che impudenza! Come osi colpire il mio Pokémon? Oh, e tu lo mandi in campo, il mio compito è sconfiggerlo. What? What? A Milotic? What? Ma sei pazza? Cavoli però, c'è Milotic in questo gioco, potrei metterlo... nella mia squadra da post-game, quando me ne vado in giro a fare il gradasso con i miei Puchimas. Non sarebbe male. Overdrive! Ma Acquanello, ma dove ti presenti? E resiste. Resiste, si aggrappa agli ultimi 30 PS che ha. Si ricarica? Chi se ne importa? Vado di veleno shock. Salvaguardia!
Va bene, protegge dagli status, ma... Boh, mi pare un po' eccessivo. Perfetto, bye bye Melodic. Sarà Salazzle. Ma... Salazzle. Non mi dice nulla, fuoco, veleno. Mi tengo Strider. Perfetto. Allora, Salazzle pure è un Pokémon che mi piace da far paura. L'ho portato nel Let's Play di Ultrasole, fino alla fine. Mi pare, se non sbaglio. È un bellissimo Pokémon, però Overdrive. Overdrive è molto più forte di una semplice scarica. Non in termini di base power, ma perché è una mossa che sfrutta il suono. E appunto, grazie all'abilità di Strider, beh, insomma, le mosse che sfruttano il suono sono molto più forti. Brucia tutto. Brucia tutto. Sarebbe una mossa interessante se non fosse così debole. Oppure Salazzle ad essere debole. Azzarina? È erba? Ad ogni modo veleno shock. Quindi è super efficace. Sì. Pestone. Wow. Cioè Strider si è fatto tre Pokémon, eh? Non vorrei dire nulla. Qual è? Garbodor? Oh! Garbodor. Pokémon veleno. Beh, facciamo divertire anche Athena che lotta poco, ma quelle poche volte. Il mio ultimo Pokémon. Com'è potuto succedere? Oh, che nervi! Pensa a lottare? Cioè, lei non ha Pokémon che possono dynamaxizzare? Beh, sì, però... Ammira come l'impossibile diventa realtà. Il Gigamax alla Rose Tower. Gigamax Garbodor? Che diavolo! Questa è sempre stata la mia mossa migliore, anche prima di cambiare look. Gigafetore, certo. Wow! Ah, distrutta Athena! No, è più veloce! Ok, mi sa che... Che tipo ha acquisito per far male ad Athena? Acciaio? No. Veleno. Però veleno psico, super efficace, boh. Dynamax. Dai una fiammata di palla infuocata. Olive, guarda come si utilizza un Pokémon gigante. Impara. Eccolo qua. Pemmete! Tempesta di fuoco! Giorno di sole! Sotto il guscio! Oi oi. Oi oi. No, non è abbastanza. Dynasisma, mannaggia a te! Aiuto! No, non ce la fa. La voglia, non ce la fa. Mi sa che Dynasisma spazza via anche le punte o cose del genere. Perché appunto, come vedete, crea una specie di vortice. Ma dai! Ma la velocità aumenta di molto! Ma di moltissimo è aumentata, no di molto solamente. Vabbè, ad ogni modo, palla infuocata e ce ne andiamo tutti quanti a casa, su. Dai una fiammata e via. E Garbodor se ne va. Portocolpo non serviva. Cosa se te lo dico? I Pokémon in Dynamax o Gigamax esplodono. Bisogna stare attenti. Perfetto.
il disappunto sulla faccia di Olive. Mamma mia, che troppo bello. Ah, non è possibile. Capisco solo ora quanto ho sottovalutato le vostre capacità. In circostanze normali cercherei il modo di fermarvi a tutti i costi, ma ormai ho tutte le tesi a stelle che mi servono. Di tutto il resto non mi importa. Wow, Link, sei un mito come sempre. Adoro il modo in cui riesci a sfruttare al meglio le capacità di Cinderace. Ma allora Bit era solo un vostro... era manovrato da voi. No, ho disposto tutto per l'attuazione dei piani. Il presidente sarà soddisfatto. Dandel, ne abbiamo parlato 100 volte. E ancora ti ostini a non capire. Da un campione come te mi aspettavo di meglio. Capisco benissimo le sue motivazioni, presidente. Quello che non capisco è perché dobbiamo annullare l'incontro di domani per un problema che si presenterà tra 1000 anni. In fin dei conti, si tratterebbe solo di aspettare un giorno in più. È responsabilità di un campione tenere fede ai propri impegni sportivi. Lo devo non solo a tutti i tifosi di Galar, ma anche a me stesso. È inutile. Hai la testa più dura della pietra, Dandel. Non capisci proprio. Osserva Galar. Guarda come si estende sotto di noi. L'energia che permette a questa regione di risplendere si esaurirà tra 1000 anni. Nessuna delle persone che aspettano di vederti allo stadio sarà ancora viva quando ciò accadrà. Non possiamo permetterci di perdere un minuto di più, men che meno un giorno intero. Dobbiamo agire ora per sventare il pericolo, per un futuro migliore per tutti. Tra 1000 anni? Ok, presidente, diciamo che comprendo la sua ansia. Facciamo così. Verrò a dargli una mano subito dopo la finale. Può andare? Dandel, non ti sei fatto vivo l'appuntamento e ci chiedevamo dove fossi finito. Eravamo preoccupati. Ginepro, Mary e gli altri del team Yellow ci hanno aiutati ad arrivare fin qui. Mi spiace davvero, Hope. Non era mia intenzione farvi preoccupare. Abbiamo una questione da risolvere, ma sembra che non riusciamo proprio a capirci. I grandi a volte si lasciano obnubilare dall'orgoglio. Hope, Link, immagino che siete affamati. Torniamo in hotel e ordinate pure quello che desiderate. Offro io. Presidente Rose, le consiglio di guardare l'incontro di domani. Perché resterà nella storia. E ora, se vuole scusarci. Ti accontenti di poco, mio caro campione. Passare alla storia non basta. Bisogna cambiare futuro. Ma qual è allora il piano di Rose? Cioè, ci ha solo detto che l'energia di Galar sarà esaurita tra 1000 anni. Il che ci può stare. Ma vuol dire che la notte oscura ha dato un'energia a Galar che la farà prosperare per 4000 anni. 3000 sono passati. Fra 1000 si esaurirà. Allora le Desio Stelle possono ovviare a questo problema? Sarebbe davvero assurdo. Però le Desio Stelle hanno un nome particolare. Per questo ne sta raccogliendo il più possibile. Ah, interessante. Finalmente ci siamo. Hai dormito bene? Cavoli, che ansia. Sono teso come se fossi io a dover disputare questa finale. Sfida palestre, Link? Sono qui per accompagnarti allo stadio. Il torneo delle finali sta per cominciare. Ehi tu, per caso credi che ci siamo dimenticati quello che è successo ieri? Fuori di qui o ci penseremo io e mio Rillaboom a catapultarti via. Calmati, per favore. Io sono uno dei buoni, se mi è concesso dirlo. Sono al corrente degli incidenti di ieri. La signora Olive farebbe qualsiasi cosa per proteggere il presidente Rose. Aveva persino formato una squadra apposita con alcuni membri dello staff della Lega Pokémon. Tuttavia potete tranquillizzarvi. Oggi siamo tutti qui semplicemente per fare il nostro dovere di staff della Lega Pokémon.
Hai sentito? Dai, andiamo, Link. Non vedo l'ora di vederti in campo. Vuoi che ti accompagni allo stadio di Gorwick? No, grazie. Capisco. Rivolgiti pure a me se dovessi avere bisogno di aiuto. Oppure, se preferisci, puoi soffrire del volo taxi di fronte all'hotel. A te la scelta. Grazie, ma penso che andrò a piedi. Bene, Cuj, questo video termina qui. Nel prossimo affronteremo il campione Dandel. E a quanto pare non c'è una vera e propria Lega Pokémon, ma solo gli allenatori che sono arrivati in finale. E vabbè, insomma, va così. Ad ogni modo, Cuj, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!